Chiara, ci parli del progetto Soundwalk? Allora, il progetto Soundwalk invece è un po', è proprio quello mio personale, ecco, diciamo, io quando sono diventata guida turistica ho cominciato a intraprendere anche un percorso in cui ho tentato di creare i miei itinerari, di promuovere il territorio, di divulgarlo nella maniera più personale possibile. Ho fatto anche un corso di sound design per videogiochi e quindi quando poi, essendo poi guida turistica, ho cercato di mettere insieme le due cose e di creare soprattutto un prodotto artistico, oltre che quindi oltre magari parlare di quello che sono le informazioni più basilari di un luogo, io ricreo un paesaggio sonoro e faccio sentire quello che probabilmente poteva essere tutta l'informazione sonora che potevano avere le persone nella loro quotidianità. Quindi ovviamente è un mio modo di interpretare il territorio, un mio modo di divulgare, un mio modo anche un po' di comunicare quello che voglio comunicare magari ai turisti, alle persone che magari vengono alle mie visite guidate. E soprattutto bisogna differenziarsi e un pochino innovarsi, perché ormai le informazioni viaggiano a una velocità pazzesca. Esiste Google, quindi semplicemente l'informazione non può più bastare a una guida turistica, deve anche metterci del suo, insomma. Ok, grazie. Poi sappiamo che sei una guida turistica e organizzi eventi culturali. Ci parli del progetto Dante D per il FAI? Sì, allora, parte un po' dal mio primo itinerario che io ho creato quando ho cominciato a diventare guida turistica, che poi oltretutto parte addirittura dal mio tirocinio al Castello di Acquafredda, Matteo se lo ricorda benissimo, in cui già cercavo di posizionarmi in maniera diversa, ancora non avevo idea del progetto di Soundwalk, ma già volevo fare degli itinerari un po' diversificati. Io sono arrivata in Sardegna circa 5 anni fa, oltretutto io l'ho scelta la Sardegna e non Io non sia nata e cresciuta in Sardegna, ma sono innamorata di questa terra, veramente sono in realtà di origini sarde comunque. Quindi arrivata qua ho chiesto a Matteo di poter fare il tirocinio lì e ho creato l'itinerario letterario sul Conte Ugolino della Gherardesca, che è il mio primo itinerario, appunto, che appunto doveva creare la figura del conte, ricreare quella che poteva essere la figura del conte partendo dai suoi scritti, da tutto quello che è stato scritto su di lui, e quindi far capire anche come è arrivata l'immagine del conte Ugolino ai giorni nostri. Quindi ho scelto alcuni degli scritti, c'è un romanzo storico, c'è un saggio, c'è ovviamente il canto 33esimo della Divina Commedia e anche qualche iconografia e qualche fumetto anche. Quindi ovviamente cercare con tutti questi supporti di capire com'è arrivata a noi la sua immagine. In questa giornata quindi si leggeranno questi scritti, io spiegherò un po' quella che è la sua storia e visto che è una giornata particolare mi hanno chiesto di mettere insieme i miei due itinerari, quello del conte e quello sonoro. Quindi a grande richiesta, in realtà perché di solito li faccio separatamente, ci sarà anche qualche paesaggio sonoro del castello, ecco. Grazie Chiara. Poi io volevo farti una domanda. Volevo chiederti, ci sono dei social nei quali, appunto puoi espandere questo tuo progetto? Sono presente sia su Facebook che su Instagram, in realtà vanno bene entrambi, ma in realtà mi sono sempre promossa anche un pochino sfruttando il Castello di Acquafredda, anche perché risulta molto difficile sui social far capire quello che è un suono, anche perché molto spesso vanno le immagini ormai in questo mondo fatto davvero di fotografie, ci si sta dimenticando un po' di quello che è invece l'informazione sonora. I suoni sono dei beni culturali, immateriali, sono volatili, quindi si consumano nel momento stesso in cui sono prodotti e questo rende difficilissimo far capire che cosa faccio, perché da una foto non capirete assolutamente che cosa faccio. Quindi non c'è un social dei suoni, purtroppo. Ci fosse, sarebbe sicuramente molto più adatto, ecco. Però ci sono su Facebook, su Instagram, ho creato anche un sito internet, l'ho fatto io con tutti gli itinerari che effettivamente propongo. Grazie mille, poi volevo dirti che appunto sei davvero un esempio per tutti noi, perché appunto
Sei veramente una donna in carriera e ormai di questi tempi spesso le donne appunto vengono sottovalutate e questo che tu porti, questo progetto è davvero un'idea fantastica, grazie Grazie, grazie a voi. Mi fa piacere ispirarvi in realtà e sperare di essere un pochino appunto un esempio anche per voi e oltretutto nel momento della scuola in cui non si sa che cosa esattamente si vuole fare, si pensa che tutto ciò che si fa è magari inutile a cosa si potrebbe fare un giorno, è una cosa tipica degli adolescenti, ma in realtà tutto serve e tutto vi forma un pensiero critico, tutto vi può poi essere utile anche soltanto al vostro pensiero, ecco. Poi ci sarà tempo per scegliere cosa volete fare. Vedete che anche Matteo ha cambiato in corso d'opera e anch'io ho cambiato idea un sacco di volte, quindi è normalissimo. Grazie mille.